Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Questa è la stagione 4. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting. Questo è l'episodio numero 41. Questa puntata vi andrò a sintetizzare rapidamente la bloggata che trovate indicata in descrizione in questo file di YouTube, intitolata La storia del segmento home computing in Italia. C'è stato un tempo nella storia dell'informatica in cui l'hardware disponibile sul mercato era solamente proprietario. Era impossibile per gli utenti scambiarsi programmi e dati se non tra appassionati dotati dello stesso computer. In quel tempo lontano internet non esisteva. C'era solo FidoNet, una roba oscura e mitica, privilegio di ricchi, considerato le tariffe telefoniche proibitive all'epoca, mentre i modem di rado superavano i 9600 bit per secondo. In quel tempo distante, solo una manciata di decenni, la tecnologia non aveva smartphone, non c'erano cellulari, nessuno aveva mai visto un pad o un touchscreen, non c'erano prese USB, nessuno aveva inventato le memory card. Gli stessi computer portatili erano poco più che prototipi. Nessun computer era plug and play, i sistemi operativi erano a linea di comando e nessuno sapeva a cosa servisse un mouse. In questa bloggata audio vi andrò a sintetizzare appunto la mia bloggata scritta relativa appunto alla storia dell'informatica del segmento home computing in Italia. Nel 1982 arrivarono in Italia le console di gioco Atari 2006 ed Intellivision. Sono sicuramente due console di gioco molto note per chi se le ricorda. I televisori all'epoca erano in bianco e nero, oppure stavano diffondendosi i primi televisori a colori a tubo sempre catodico. L'Atari 2006 e l'Intellivision furono le prime console, il primo hardware elettronico che in misura marginale in Italia entrarono nelle case di facoltosi italiani, portando un po' di elettronica di consumo. Fu però il Commodore VIC-20 il primo computer che a tutti gli effetti incominciò a entrare in talune case degli italiani. Era a tutti gli effetti un computer, quindi programmabile con il linguaggio BASIC, però si mise a competere con le console di gioco perché era possibile caricare appunto videogiochi e scambiarsi nastri piratati, anche facendo una normale copia con una doppia piastra a cassetta d'uso musicale. Quelli che ricorderanno il VIC-20 sicuramente, oltre ai videogiochi da caricare con il registratore, ricorderanno la necessità di tenere sott'occhio il contatore di programma. Nel 1983 invece mamma Commodore ebbe a diffondere il Commodore 64 o il biscottone. È praticamente il computer più venduto nella storia del segmento home computing in tutto il mondo. Commodore 64 finì nella stragrande maggioranza dei casi usato dagli utenti per giocarci ai videogiochi. Un vero peccato, perché il C64 poteva essere potenzialmente collegato anche a un disk drive da 5.25 ed una stampante dalla porta parallela, usandolo come macchina da scrivere per effettuare ricerche di scuola tramite i Word Processor, Word Pro 3 Plus oppure EasyScript. Qualche volenteroso di certo ricorderà anche i libri di programmazione BASIC con cui iniziare a programmare ed autocostruendo programmi per svolgere attività ludiche o meno. I primi sistemi Commodore, pur essendo dei computer, purtroppo finirono nella maggioranza dei casi per essere usati solo come delle console di gioco. Contemporanea ai Commodore 64 c'era la pregevole famiglia degli Apple II.
meno diffusi dei Commodore 64, oltre ad esserci i computer MSX molto versatili ma più rari in Italia, e quindi era più difficile per gli appassionati e i proprietari di MSX scambiare programmi e giochi, a differenza degli utenti commodoristi oppure anche degli utenti Apple II. Computer della famiglia Apple II, Apple II Plus, Apple IIe, Apple IIc, se dotati di una stampante Image Writer 1, potevano diventare potenti strumenti di produttività personale utilizzando il mitico integrato Apple Works. Tutti i computer Apple II avevano il Basic in ROM, un'interfaccia a linea di comando, capacità grafiche sonore assai modeste, necessitavano di caricare dal disco da 5.25 il sistema operativo DOS 3.3 oppure qualche versione di ProDOS. Nel 1986 giunse finalmente in Italia l'Amiga Mini 1000 della Commodore, un salto evolutivo che fece il segmento home computing in Italia. Fu praticamente incommensurabile. L'Amiga 1000 era decisamente il sogno proibito all'epoca di ogni appassionato di computer del tempo. Computer praticamente aveva un 68.024 bit a 7 MHz, quando tutti gli altri computer non superavano i 2 MHz. Dotato di 256K o 512K di RAM, aveva monitor a colori, mouse, sistema operativo multitasking con interfaccia grafica, potentissimi chip dedicati per suono e musica, facevano dell'Amiga 1000 il top del top dei computer multimediali per casa. Completamente, a mio avviso, anche superiore rispetto all'epoca ai Macintosh 512K o Plus, che erano relegati come hardware nel segmento business, ma ovviamente erano veramente modesti come capacità multimediali. Nello stesso anno, praticamente nell'86, ebbe a diffondersi anche l'Atari ST, che era de facto un clone di Macintosh OS con hardware avendo stupende capacità sonore e buoni doti grafiche. L'hardware fu proposto ad un prezzo assai abbordabile, questo fece scatenare le ire legali di Apple, che trascinò l'Atari in tribunale e poi vinse la sua causa giuridica di plagio circa il look and feel del sistema operativo dell'Atari, costringendo l'Atari ad uscire dal settore degli home computer. Nel 1987 giunse anche in Italia l'Apple 2GS, la risposta di Apple all'Amiga 1000 e anche all'Atari. L'Apple 2GS era un'ottima macchina che garantiva compatibilità piena con tutto il tantissimo software Apple II che era già stato scritto e che era disponibile. Offriva una solida base hardware con un ottimo sistema operativo grafico in stile praticamente Amiga 1000 e Macintosh. Tuttavia l'Apple 2GS era vistosamente inferiore come potenza di clock, 2,8 MHz contro i 7 MHz dell'Amiga 1000, che ovviamente mantenne capacità di calcolo e grafiche inarrivabili. Nel 1987 si ricorda, per chi c'era, l'enorme Turbo Kaata rilasciata dal Ministero dell'Istruzione italiano. Nel 1987 il Ministero dell'Istruzione italiano ebbe ad adottare il Turbo Pascal come linguaggio di programmazione. La scuola italiana nel 1986 propose il Basic come linguaggio di programmazione nelle scuole superiori. Io mi ricordo che mi ero comprato un Apple IIe, felice e soddisfatto, sperimentavo a casa con Apple Soft, che era un linguaggio interpretato, come su tutti i Commodore, e mi trovavo benissimo, nonostante poi in laboratorio a scuola ci fosse Basica, che invece era un linguaggio compilato. Per ragioni arcane, nel 1987 il Ministero dell'Istruzione italiana lasciò il Basic per proporre il Pascal come linguaggio di programmazione nelle scuole. Il Basic aveva i comandi PIC, POC e CAL, l'apertura all'assembler, così come tutte le riviste specializzate di settore illustravano appuntate ai lettori adolescenti. Mentre il Pascal, per quanto fosse un linguaggio compilato, rimaneva sempre un linguaggio astratto e simbolico, che non era supportato nativamente da nessun computer del segmento home computing, che all'epoca, negli anni 1980,
Apple, Commodore, Atari, MSX, BBC, Acorn, Olivetti Protest e quant'altro avevano nativamente il BASIC ed un compilatore assembler in ROM, ma nessuno di questi gestiva nativamente il linguaggio Pascal. Il Pascal si accedeva dai laboratori nelle scuole, dove però non c'erano macchine o un computer, come invece accadeva nelle scuole degli Stati Uniti, dove c'erano Apple II nelle scuole e Apple II a casa. A scuola in Italia c'erano computer Olivetti M24 oppure PCXT, tutte macchine ad uso commerciale che costavano un botto, 8 milioni circa l'uno, molto più di un'utilitaria. All'epoca una Fiat 131 Mirafiori CL di fine serie costava 4 milioni e 700 mila lire, quindi rendetevi conto voi se le famiglie italiane potevano comprare computer da 8 milioni ai figlioli. In laboratorio a scuola davanti al computer mi ricorda che si stava almeno in 3 oppure in 4, mentre invece di queste macchine, che subirono anche una rapida obsolescenza tecnica, nelle scuole non c'era traccia degli home computer, che invece avrebbero dovuto essere presenti in laboratorio per permettere appunto ai ragazzi dell'epoca di sperimentare sia in laboratorio quanto a casa. È evidente che gli appalti pubblici dell'istruzione, della scelta dei linguaggi, non avevano al centro lo studente, le famiglie e il fatto che le famiglie italiane avessero una lira svalutata, incapaci di acquistare tecnologia straniera evoluta. Ma la scelta del Pascal probabilmente ebbe criteri relativi a tangenti anni 80. Nel 1988 la Commodore, per lanciare ed allargare la propria quota di mercato, propose l'Amiga 500. Per chi se lo ricorda, questa era una versione più compatta dell'Amiga 1000, e poi fu anche proposto l'Amiga 2000 e altri. Negli stessi anni presero piede i vari cloni PCBM prodotti in Taiwan, in Corea, che però non trovarono inizialmente una buona accoglienza tra gli appassionati di informatica nel settore home a causa della arretratezza del sistema operativo DOS, quanto dell'hardware spesso incompatibile che causava insolubili conflitti hardware. Nel 1990 si materializzò il fallimento e la chiusura della Commodore. Ciò accadde per errate scelte di gestione, atte alla massimizzazione dei profitti e alla produzione di componentistica di scarso pregio, assieme a vistosi errori di marketing ed una crescente saturazione del mercato. Fu, mi ricordo, un duro colpo per gli appassionati di informatica di tutto il mondo, sia i commodoristi quanto gli utenti non commodoristi, che però riconoscevano ed ammiravano le innovazioni introdotte da Commodore. Con l'Atari che fu spinta fuori dal mercato dei computer dalla Apple per vie legali e la Commodore fallita, l'unica azienda di computer di qualità che era ancora operativa per il segmento home small office era Apple. Questa fece grandi cambiamenti di prodotto per affrontare la saturazione di mercato, quanto la crescente concorrenza di sistemi clone PCBM gestiti appunto dal sistema operativo di Bill Gates. Nel 1993 Apple soppresse tutta la linea Apple II, nonostante i computer avessero un'architettura aperta, permettendo agli utenti l'inserimento di molte schede di espansione. Sempre nello stesso anno, nel 1993, c'è da ricordare che Apple propose il Macintosh Color Classic, una versione dotata di un monitor Trintor flat a 10 pollici con 4 MB di RAM, un hard disk drive da 3,5, tastiera, mouse. Il computer era motorizzato da un potente 68030 a 16 MHz. Il prodotto era una macchina decisamente più attraente del Macintosh Classic, che ancora aveva il vecchio monitor in bianco e nero del 1984. Il Color Classic, come tutti i Macintosh, aveva la porta SCSI, due seriali e uno slot PDS, oltre al fatto che si poteva montare anche un coprocessore matematico. La memoria poteva essere espansa fino a 10 MB, c'era però un bug che obbligava gli utenti a restare sotto gli 8. Nel 1995 la Microsoft lanciò Windows 95. Il sistema operativo di Bill Gates accorciò sensibilmente le distanze con i sistemi Apple. Nel 1996-1997
qualcuno poi rilasciate le potenti abbordabili AMD CPU AMD K5 e poi le successive K6 con motherboard socket 7 taiwanesi, che sicuramente chi c'era si ricorda il grande interesse che questi prodotti catalizzarono per tutti gli appassionati di computer. Grazie ai prezzi assai più abbordabili di quelli degli anni 80, verso la fine del 1990 gli appassionati di computer ebbero a disposizione tantissima scelta di periferiche, stampanti, scanner, monitor CRT da 15, 17, 21 pollici, grandi e capienti hard disk almeno per il tempo, espansioni di RAM, tastiere, mouse e quant'altro, di schede video potenti o multimediali fosse possibile, diciamo, inserirle all'interno dei vari slot.